good law, the level of pollution decreases with the level of public participation. Next. And yes, we need the Bentley Relo groups to lead the charge against corruption in Italy. Dice, i gruppi di Beppe Grillo devono guidare la carica contro la corruzione in Italia. It's more than any, I think other countries, I think the United States has a lot of corruption, don't get me wrong. Dice, no, pensate che io sia qua a fare delle cose così, insomma, negli Stati Uniti c'è una massa di corruzione spaventosa. But I think the important thing is for more people to demonstrate that this is not tolerable, that you do not accept this. La cosa essenziale è di dire che ci sia un numero sempre più grande di gente che questo non si può tollerare. And especially the young people, the new generations coming through. This is unacceptable. I giovani devono dire, far capire, dimostrare che non si può tollerare. If it's just a question of a few people making a lot of money, that would be okay. That's always. Sono un certo gruppo di limitato di persone che sono ossessionate dal guadagno, vabbè, insomma, quello può andare. We accept that happens throughout history. Possiamo accettare. We've got to the point that greedy people like Mr. Cerrone, who's got more money than he needs, is prepared to make more money threatening our health, threatening our children and grandchildren, and threatening our planet. Dice, and the politicians are cozy with Mr. Cerrone, ecco, and that's unacceptable. La cosa, questa specie di collusione spaventosa tra gli interessi economici, qui cita Cerrone, insomma, il proprietario della discarica e di una cinquantina di altre società attraverso il mondo che trattano i rifiuti, costruttore del gasificatore, che ha una massa enorme di soldi, e insomma, i dirigenti politici che sono in rapporto di intimità. So it's not enough for people to have allowed Cerrone to have this giant toilet, the Europe's largest toilet next to the people of Malagrotta. Now he's going to be allowed a poisoning gasification plant, and to make matters worse, it's being subsidized by the government. Dice, non solo gli hanno permesso di costruirsi questo gigantesco cesso, insomma, lo chiama, che alle porte di Roma, adesso anche questo gasificatore che avvelenerà ulteriormente l'ambiente, ma hanno addirittura sussidiato, sovvenzionato questa cosa, insomma, è veramente una cosa terribile. Unless we wish the dangers we had better separate, and we must do it now. No, all'inceneritore, no, all'inceneritore, no, all'inceneritore. And I don't think that sky's very well. No. That's a bad trouble. Essere italiano, e volevo portare qui delle novità che ci riguardano. In particolare, un ricercatore del CNR ha realizzato una macchina che può essere sia fissa sul terreno sia messa su mezzi semoventi, quindi trasportata con dei camion, che praticamente portando a una pressione di 6-8 mila atmosfere il materiale da riciclare, il tal quale, cioè la spazzatura così come viene, riesce a trasformarla direttamente in biodiesel e in altro materiale, in pani di carbone. Quindi questo tipo di macchina già lavora in Sicilia, esiste, funziona, però non ne parla nessuno, perché è una macchina che è economica, evita di trasportare rifiuti avanti e dietro, perché il costo maggiore che si ha è quello della manipolazione
e che ci risolve veramente i problemi. Immaginiamo noi un chicco di grano. Un chicco di grano sottoterra produce una spiga, tanti chicchi di grano, e non si vanta, non dice niente. Noi quando riusciamo a moltiplicare una particella spendendo migliaia di miliardi di euro in un acceleratore di gravità, diciamo: ah, sono un genio, quanto sono bravo. Quindi la natura fa i miracoli. Noi dobbiamo rivolgerci alla natura per risolvere i problemi, perché invece quello che facciamo è che seguiamo questa o quell'altra moda, questo o quell'altro scienziato di parte, e ognuno sempre sostiene dei sistemi che sono sempre industriali. Per esempio, per il patto dell'acqua si dice di non fare più utilizzare l'irrigazione a pioggia, di ridurre il consumo dei contadini, eccetera. Non si parla delle acque bianche. Allora lì basterebbe mettere delle siepi di vetiver. La siepe di vetiver rallenta la velocità dell'acqua, l'acqua ferma nel terreno, arricchisce le falde e il problema è finito. Solo che non si producono i tubi di plastica, non si producono i rifiuti dei tubi di plastica, perché questi tubi si intasano subito dopo un anno. E quindi le tecniche sono sempre, i consigli che si danno sono sempre legati all'industria. Vedrete sempre in tutte le cose, anche qui darò fastidio a quelli che sono molto affezionati al porta a porta, ma anche lì andiamo a produrre dei contenitori di plastica per la differenziazione, un sistema diciamo ormai superato e arretrato. E purtroppo noi arriviamo sempre dopo, trascurando quello che a casa nostra produciamo. Noi siamo un modello per il mondo, non siamo gli ultimi arrivati, questo è il problema. Solo che le cose nostre non si vengono a sapere, non si sa quello che noi produciamo. Allora sarebbe, ritengo che sia molto importante, ho voluto fare questo intervento per farvi conoscere che ci sono altre cose molto più avanzate, molto più semplici in Italia per risolvere queste cose, fatte da noi. Non è né il biodegrassatore che fanno in Germania, né i termovalorizzatori che fanno un po' in tutta Europa, non è il pirolizzatore che fanno in America e che fanno anche in Inghilterra, non sono tutte queste tecniche che non hanno la potenza e la forza di questo che si può considerare un mulino dei rifiuti, perché riesce a macinare. E perché, come sapete bene, la pressione abbassa la temperatura, quindi voglio dire, la pressione aumenta la temperatura. Però con questa aggiunta di atmosfere si riesce a fare a equilibrare il sistema e portarlo a una temperatura che è sopportabile. Quindi queste sono, io poi potrò dare se una maggiore informativa più là nel prossimo giorno. E chi è interessato mi può contattare, e quindi siamo. Questo tanto siamo conosciuti in ritardo, e quindi questa è la cosa. Vi ringrazio per l'attenzione. Sì.